È che la sfiga mi perseguita certe volte, ragazzi. Purtroppo, devo fare una rettifica su quello che ho detto nell'unboxing che ho caricato all'1:30. Una rettifica a manco un'ora dalla pubblicazione appunto del video unboxing in cui vi facevo vedere il gioco, vi facevo vedere l'artbook e in cui vi annunciavo che appunto oggi alle 7 sarebbe uscito il primo episodio della serie su Detroit. Purtroppo, ragazzi, la serie non incomincerà oggi. Vi spiego cosa è successo. Ben sapete che vivo in Spagna, ragazzi, quindi siccome nel tipo 95% dei casi tutti i giochi sono multilingua, quindi anche se li compri in un altro paese europeo, di solito c'è anche la tua lingua. Sfiga ha voluto che Detroit facesse parte invece del 5% di quei giochi che non sono distribuiti multilingua nei vari paesi europei. Mi è successa una mezza cosa anche con Uncharted 4 quando ho comprato la Play, nel senso che appunto, nonostante sappiamo tutti benissimo che Uncharted viene doppiato anche in italiano, nella versione che ho comprato qui, nella versione fisica del gioco che ho comprato qui, non c'era l'audio in italiano, ma almeno c'erano i sottotitoli in italiano, per cui vabbè, mi faccio scendere il fatto che non posso ascoltarmi il gioco nella mia lingua, ma perlomeno riesco in qualche modo, visto che l'audio in inglese, a capire grazie ai sottotitoli di cosa diavolo stiano parlando. Purtroppo mi sembra veramente paradossale, ragazzi, cioè non credo nemmeno io a quello che ho vissuto oggi. Purtroppo Detroit non è stato fornito neanche dei sottotitoli in altre lingue. Ergo, quindi, il gioco comprato qui in Spagna ha audio e sottotitoli e quindi menu o in inglese o in spagnolo o in altre lingue che non ho la minima idea di che lingue siano, saranno tipo ceco, russo, queste lingue, sapete, tipo dell'Europa dell'Est. Fatto sta, ragazzi, che non c'erano nemmeno il francese, nemmeno il tedesco e tantomeno, figuriamoci, l'italiano, né per l'audio né per i sottotitoli. Io ho comprato il gioco ad occhi chiusi, pensando che appunto lo avessero fatto multilingua, che quindi ci fosse l'italiano anche. Ma nemmeno i sottotitoli, porca vacca, nemmeno i sottotitoli. Io ovviamente non mi ero andata a informare, nel senso che poi ho guardato un po' su internet, non è manco scritto che il gioco non è multilingua, forse non ho cercato bene, non lo so. Fatto sta che non c'è nemmeno scritto che il gioco non è multilingua e quindi ho comprato il gioco ad occhi chiusi, convinta che ci fosse anche in italiano. Purtroppo mi sono accorta di questa cosa ovviamente soltanto quando ho avviato il gioco, soltanto quando appunto all'inizio ti fa scegliere la lingua dell'audio, del menu, dei sottotitoli. E questo è avvenuto, ragazzi, mentre registravo, quindi avevo già cominciato a registrare. Ovviamente, ragazzi, non posso minimamente utilizzare questa copia spagnola del gioco perché appunto per me non ci sono problemi perché io comunque vivo in Spagna, sono 3 anni che pratico con la lingua eccetera, già l'avevo studiata a scuola eccetera, quindi non è un problema per me, ma prima di tutto ragazzi mi rode tantissimo il culo perché sapete che io adoro i doppiaggi in italiano, adoro l'italiano, quindi a prescindere mi roderebbe il culo tantissimo dovermi giocare il gioco in spagnolo, primo. Seconda cosa, pur capendolo ragazzi, non posso portare una serie in spagnolo perché il mio pubblico è italiano, quindi non potrei nemmeno stare lì ogni dannato istante a fare la traduzione, ma non perché io non abbia voglia di tradurvi il gioco o di tradurvi quello che si dice, ma perché è un disagio, ragazzi, un disagio per me, perché invece magari di godermi la situazione, eccetera, eccetera, devo stare lì a pensare a farvi la traduzione, eccetera. È un disagio per voi prima di tutto, perché non magari capite così istantaneamente quello che sta succedendo, quello che si sta dicendo, e in più vi
dovete esorbire la mia voce, magari anche in attimi in cui ci si dovrebbe soltanto concentrare sulla situazione, quindi vi dovreste esorbire la mia voce che vi traduce simultaneamente quello che si dice, ed è una cosa assolutamente fastidiosa, ragazzi, e non posso sottoporvi ad una cosa del genere, non posso costringervi a assorbire una serie poi su un gioco del genere in un'altra lingua. La serie non comincerà oggi, dovrò tornare oggi in negozio per la terza volta in 2 giorni, perché ieri sono andata a prenotarlo, poi stamattina a comprarlo, ci dovrò tornare oggi pomeriggio, sperando, io adesso ho chiamato il negozio, a quanto pare mi restituiranno i soldi, che appunto, quindi sperando mi restituiscano i soldi effettivamente, e poi doverlo comprare da amazon.it, ragazzi, è l'ultima opzione che mi rimane, quindi doverlo comprare lì, aspettare che mi arrivi, ci vorranno penso anche 5-6 giorni probabilmente, e non so che dire, ragazzi, non so come esprimervi il mio disappunto e la mia tristezza assoluta che sto provando in questi momenti, che ho provato nell'attimo in cui mi sono accorta che non c'era in italiano. Io vi chiedo immensamente scusa, purtroppo devo cercare di risolvere in un altro modo che purtroppo farà passare altri giorni prima che possiamo vedere e giocare questo benedettissimo gioco. Ed è una cosa che mi rode tantissimo, ragazzi, perché ci sono youtubers che, ai quali ovviamente la Quantic Dream ha già mandato il gioco tipo con qualche giorno di anticipo, quindi ci sono youtubers che magari già stanno portando la serie, già sono anche avanti e che presto la finiranno, e io invece devo aspettare ancora solo per iniziarlo. Non so in che altro modo chiedervi scusa, è purtroppo un inconveniente di cui non sono direttamente responsabile, perché non avevo la minima idea che non fosse multilingua, che non ci fossero addirittura i sottotitoli. Ci fossero stati almeno i sottotitoli, ragazzi, già sarebbe stato fattibile, perché uno almeno legge, nemmeno quello, quindi mi dispiace davvero nell'anima. Niente, vorrà dire che aspetteremo e spero che comunque anche fra diversi giorni avrete lo stesso entusiasmo, la stessa voglia di seguire la mia serie come ce l'avevate oggi, come ce l'avevate già nei giorni scorsi. Davvero mi dispiace, ragazzi, e ovviamente ho perso tempo a installare il gioco, ho perso tempo a fare l'unboxing, a fare mille altre cose, quindi già oggi non riuscirò a pubblicare nulla alle 7, quindi un altro giorno senza video. Mi dispiace davvero nell'anima, ragazzi. Ci vediamo sui social e ci vediamo eventualmente domani. Ciao, ragazzi.